Parliamo con Diego Schweitzer della vittoria sofferta di Crema, insomma, però in queste condizioni come si trova adesso la squadra, penso che fare di più forse era possibile, ma non semplice. No, in realtà ripeto, siamo forse messi peggio del 2017, quindi abbiamo fatto una settimana ancora in palestra in 5 causa gli infortuni di Parmesani, che poi all'ultimo momento ha giocato. Capoferri l'avete vista anche voi, perché è ferma anche lei per un'infiammazione, e quindi più le lungo dei genti, Cerri e Benic, quindi è veramente complicato. In più stasera ci si è messa un'ottima San Martino, che ha fatto canestro praticamente un po' da tutte le posizioni. La scelta era quella chiaramente di lasciare un po' più di tiro sul campo aperto, in modo da proteggere un po' più l'area, in quanto siamo anche piccole proprio a livello di centimetri. Loro sono state brave a leggere, diciamo, le pieghe della partita questo aspetto, e hanno fatto canestri anche importanti, quindi brave loro. Noi hanno poi a non mollare, anche perché in alcuni frangenti siamo andati in difficoltà, però Mandelli, diciamo, con canestri importanti ci ha tolto anche le castagne dal fuoco, e abbiamo preso 2 punti chiaramente, che fanno sicuramente morale, ma che non nascondono quelle che sono le nostre difficoltà oggettive in campo. Oggi, nel momento più difficile probabilmente la partita, nell'ultimo quarto, quando non è riuscito anche per falli, lì sembrava mettersi male, e invece proprio in quel momento è cambiato. Sì, infatti a quel punto lì sono state anche molto brave a reagire, anche se penso agli ultimi 2 periodi. Nori praticamente avrà giocato forse 5 minuti, perché condizionata poi dal 4° fallo è rientrata, poi dopo 3 minuti subito il 5° fallo, quindi abbiamo giocato anche senza la nostra l'unica lunga titolare che abbiamo. Brave, secondo me dobbiamo gestire meglio queste situazioni qua, perché in situazioni, come ripeto prima, di emergenza dobbiamo anche capire che forse un fallo in meno ci aiuta comunque ad allungare il minutaggio della partita con quelle giocatrici che per noi sono fondamentali. Cioè, noi abbiamo bisogno di arrivare con Caccialanza e Nori quantomeno a fine partita e non avere gravato già di 4 falli all'inizio del 3° quarto. Si è preoccupato per gli infortuni, per come è messa la squadra adesso? Sì, perché non si riesce a capire bene quali siano i tempi di recupero, con che modalità ne usciremo, e sinceramente sì. Ma ci potrebbe essere qualche possibilità di altre integrazioni della rosa? In questo momento non credo.